Parecchio reverbero, parecchio effetto. Zero, niente, proprio niente. Ah. Proprio neanche un delay, niente, proprio zero, non c'ho proprio niente. Ok. Stiamo andando. Sound check. Vediamo se tutto è a posto. Che i suoni sono perfetti. Poi dopo vi diremo anche un attimo di camerini. Chiacchiere, un po' di adrenalina che sale. Diciamo che questa è l'inizio di quello che si fa prima di un concerto. È emozionante, molto bello. Quindi dopo vi spiegherò altre cose, a parte questa qua. Già prima hanno montato la batteria, perché c'è stato un tecnico che ha fatto tutto questo. Io ora sto facendo solo i suoni, ho aggiustato un po' la batteria per vedere se andava bene, dopodiché stasera farò un bel concerto, speriamo. Roby, Caone Timbales. Ok, Timbales. Aspettavo altri amici, ma non sono venuti. Mi hanno schifato. Ieri sera aspettavo. Sei ripresa? Lui? È Piero? Va bene, è un grande. Un altro po'. Questo è tutto il retroscena dopo backstage. Fatto le prove. Backstage. Ci mi beccano con le mozzarella. Lui ci prepara un po' di cose. Adesso sto mangiando un panino. Che faccio il catering? Sono il direttore di produzione. Lui è più alto di una. Cazzo. Cioè, scusate. Che cazzo. Mi poi ho la passione per... Okay. Diciamo che ci tratti bene. Esatto. Questo lo proposto. Questo fa parte anche dello spettacolo. Quindi, adesso ci rialziamo prima di far risalire l'adrenalina e di suonare di nuovo. Questo almeno è un quarto, quindi è tutto bello. Intanto vi farò vedere anche altre cose. Ah, questi sono i camerini. Un posto dove potresti ringraziare. Io ti ho sempre scappato. Sono la chitarra, ma soprattutto sono un grande appassionato di mozzarella e di bufala. Eccole qua. Sono tanto di mozzarella. Piero. Lui è in sottima. Ciao, tour manager, ma tu per direttore di produzione. Una cosa direttore di produzione. Per fare una cosa sei, non puoi tenere la bocca aperta. Ma è importante, no, perché voglio far capire. E tu sei quello che succede realmente. In questa cosa. Allora, Perino, cioè,
poche cose serie. No, no, poche ma buone. Ci conosciamo appena appena da un anno e già una cagata. G. Marona. Marona. Ragazzi, questo l'ho portato io da Di Costanzo. Oui, da Costanzo. Attenzione. Abbia letto. È esagerato. Chi è Massimo Dalsen? Questo signore qua, dovete sapere che è stato lui che mi ha fatto conoscere Edoardo. E quando ero piccolino diceva: c'è un batterista a Bagnoli, che bravino, sono bene. Racconta. No, lo racconto, è un batterista fantastico. Da ragazzino suona benissimo, ma un po' più anziano, però suona bene uguale. Questo è quello che un po' che succede dietro ai camerini, però oggi siamo con le famiglie, siamo a Napoli chiaramente. E questi sono tutti i nostri amici e le mogli, ci sono le mogli, i figli, i nipoti, i generi, non si capisce niente. Questa è mia moglie. Ciao. Sarà il mio documentario di batterista. Bene. C'è anche mio figlio, attenzione. E poi c'è Antonio Macurno, il gobbo. Ma sei sicuro? Antonio, dici la tua. Vorrei una lagosta preparata con un po' di Nutella. Ah, sì. Come? Anche questo è possibile qui, a Napoli. Ok, ah! Mio amico Marco Zurzolo. Marco, dici qualcosa a questo documentario che stiamo facendo. Perché questo un rimane... documentario, sì, su cosa? Sul batterista che sta dietro al... Beh, il numero uno. No, al batterista di solito, o un musicista in genere che sta dietro a un camerino, che ha emozioni, che ha... Emozioni enormi, però in realtà non ce le hai, perché tu stai pensando a di 3.000 cose. In realtà fa scendere cose in danusicoli, quindi che emozione te, insomma. E dopo questa... Vi saluto tutti. Sono nato a Bagnoli, in viale Campi Flegrei, numero 55. E questo numero... Lo sapete, nella Cabala, nella smorfia, Napoli 55 significa la musica. Per cui io mi sono messo in testa che questo numero mi porti fortuna. E infatti nell'album Pronti a salpare ho scritto questo brano blues in cui racconto la mia vita, la mia storia, in 3 strofe. E si chiama A Napoli 55 è la musica. Sono nato a Napoli, anzi a Bagnoli, periferia industriale, tra il fumo e il rumore delle acciaierie. Sono nato in viale Campi Flegrei 55, un numero che mi piace, che suona bene e che mi ha portato sempre fortuna. E ha portato fortuna anche a tutti i miei amici del cortile, che mi seguono da sempre, perché insieme ci divertiamo. In fondo era scritto nei numeri, nel destino. Perché a Napoli 55 è a musica. A 18 anni sono emigrato a Milano, così come fanno tutti quelli che sono nati al sud. Anche i bluesmen nel delta del Mississippi andavano verso nord. Chicago, New York. Io a Milano ci sono andato perché volevo fare la musica. Le case discografiche erano tutte lì. Così ho cominciato a bazzicare quei corridoi, quelle anticamere, cercando almeno di accapararmi le simpatie delle segretarie, dei padrini e dei padroni dell'industria del disco. È stata un'esperienza dura ma divertente. Del resto era questa la mia vocazione. Ma che a Napoli 55 a musica. Poi un bel giorno, quando meno me lo aspettavo, quando ormai avevo pensato di lasciar perdere, è arrivata la grande occasione. Nel senso che il capo della lobby che conta ha detto sì e ha deciso che le mie canzonette potevano essere utili alla causa. E io confesso che ne ho approfittato subito.
anche perché dopo tanti anni di gavetta era l'unico modo per farmi ascoltare. Il resto l'ho detto, lo ripeto, era scritto nei numeri, nel destino. Perché andava 55 a musica. Thank you.
55 a musica.
gioco. Sta arrivando. Mangia fuoco. Lui comanda. Muove file. Fa ballare i burattini. State attenti tutti quante. Non fa tante complimenti. Chi non balla o balla male, lui lo manda all'ospedale. Ma si scopre che tu fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai. Attento ragazzi. E chiami i suoi gendarmi e ti dichiara. Thank you.
De Fiacchi! Percussioni Roberto Perrone. Ferma, questo silenzio cos'è? Sveglia, ti ha rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono o non sono il capitano Gino, e allora quando li chiamo lasciate tutto con me, per fare questo per te. L'arriva a farmi lo strano avanti che mi dà come si è di fitte fa. Lo voglio vivo però, quando la chiamo lo so, cosa gli farò. Si prende gioco di me, e fa il gradasso perché quei vecchi di mocciosi lo stanno ad ascoltare, lo credono un eroe. Ma è solo un qualunquista, un esibizionista, di tutti i miei. E il più pericoloso è il primo Bernalista. A voi vi sembra giusto durante un duello ha preso la mia mano, guardata in pasto a quelli, ha nato coccodrillo, ma non la passa liscia e la farò pagare con le mie stesse mani, anzi col mio uccino. Dovrò scannare. Eccolo in vista, e lui con tutta la banda. Meglio che questa volta si arrenda. Non voglio prigionieri, mi basta solo un ostaggio. La ragione della vostra parte, ricordatevelo. Avanti all'arrembaggio, avanti all'arrembaggio. Sono o non sono il capitano. Allora avanti col coro, andate tutti con me, ripetete con me gli slogan che vi ho insegnato. E ritirati noi siamo, contro il sistema lottiamo. Esercitiamo a scuola a far la faccia dura, fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, ma in fondo lavoriamo al capitano Uncino. Io sono il professore della rivoluzione, della pirateria. Io sono la teoria di fare nomina, chi si arruolerà, un bel tatuaggio avrò. Ma da quel trampolino io chi non vuol fermare, lo sbatto giù nel mare.
Lo vedete? Siamo le solite. Si batte la fiacca. Io mi sacrifico per voi. A questo è il vostro ringraziamento. Tasse. Yeah, che fortuna! Meno male!
fatto niente. Tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti. Tu andrai in prigione, in prigione, in prigione. Tu andrai in prigione, se ti servono lezioni. Le leggi dello Stato, ti senti sfortunato, ti senti perseguitato, offeso, danneggiato, sei. Tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, sì. Tu andrai in prigione, che ti serve la lezione. Provveduto, tu che non hai mai sgarrato, tu che la giustizia ci hai sempre creduto, se tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, sì. Tu andrai in prigione, che ti serve la lezione. E poi sputi le sentenze, allora anche tu in prigione, in prigione, in prigione, anche tu in prigione, e che ti serve la lezione. Tu che sei avvocato, serio e preparato, ridi e scherzi poco, ma conosci tutte le regole del gioco, sì, e allora anche tu in prigione, in prigione, in prigione, anche tu in prigione, e che ti serva la lezione. Tutti i professori, medici e dottori, notabili avvocati e tutti i capi dei sindacati, tutti, tutti quanti in prigione, in prigione, in prigione, tutti quanti in prigione, che serve la lezione. Quanta gente onesta, via verso il mare, mi dovete bloccare, fermare, catturare, sì! Per mandarvi in prigione, in prigione, in prigione, sì! Tutti quanti in prigione, mi serve la lezione. In prigione, in prigione, sì! Tutti quanti in prigione, e non do spiegazioni, e non do spiegazioni. Anche tu in prigione, e tu, anche tu in prigione, e tu Bennato, anche tu in prigione, sì 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 sì, tu tu, anche Gigi tu fanno però, Gigi tu, anche tu, e allora vai, anche tu, ma tutti i quartetti, tutti quanti in prigione, forse, sì, tutto sommato mi sembra giusto, sì sì, rassicuratevi, anche tu in prigione, no no, io per primo, anche tu in prigione, davanti a tutti per dare il buon esempio, certo, sì. Tanto in questa nazione non sei nessuno se non vai in prigione. Sì, certo! Anch'io. Certo, rassicuratevi! Soprattutto io.
Thank you.